Il Partito Democratico apporta delle precisazioni all'emendamento del nuovo centrodestra contro le conversazioni rubate. L'intervista al ministro Angelino Alfano. Si è bevuto il cervello, come dice qualcuno di me. Se diffondete o pubblicate una intercettazione, anzi una conversazione rubata, alla sola fine di danneggiare un'altra persona, allora sarete puniti con il carcere, fino e non oltre i 4 anni. Se invece diffondete o pubblicate la conversazione rubata per fini di giustizia e di difesa, allora non è reato. Ecco la modifica, che più che una modifica è una precisazione o una migliore spiegazione che il Partito Democratico ha apportato all'emendamento proposto dal nuovo centrodestra al disegno di legge di riforma del processo penale. Dunque, è esclusa la punibilità per i giornalisti che nell'ambito del diritto di cronaca utilizzano conversazioni registrate di nascosto. E non sono punibili le registrazioni di nascosto utilizzate in processi penali e amministrativi o per l'esercizio del diritto di difesa. La sanzione del carcere invece è a carico di colui che diffonde video e registrazioni di nascosto alla fine di danneggiare l'immagine altrui. Testualmente nell'emendamento si legge: costituisce delitto punibile con la reclusione non superiore a 4 anni la diffusione, alla solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. Lo stesso emendamento poi recita così altrettanto testualmente la precisazione sulle non responsabilità. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzabili nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. L'emendamento contro le conversazioni rubate è stato proposto in Commissione Giustizia dal partito di Alfano, Area Popolare Nuovo Centrodestra, ed è stato presentato dal siciliano di San Cataldo, Alessandro Pagano. L'intervento del ministro dell'Interno, Angelino Alfano, al nostro microfono. Allora, io non sono d'accordo a chiamarle intercettazioni, perché le intercettazioni sono presa da parte di soggetti giuridicamente autorizzati da un magistrato, quindi con l'autorizzazione di un magistrato, di conversazioni private. La Costituzione dice che la conversazione tra privati è segreta, le comunicazioni tra i privati sono segrete e che questa segretezza è inviolabile, tranne che dal magistrato. Queste sono le intercettazioni, cioè per un bene superiore si intercetta. Ma noi non stiamo parlando delle intercettazioni, noi stiamo parlando di audio, di video, di parole, di immagini, di conversazioni rubate e spacciate. Noi stiamo raccontando agli italiani che si parla di intercettazioni mentre non si parla di intercettazioni, cioè si sta parlando invece di audio e di video rubati. Arriva uno a casa sua e mentre voi parlate la registra col telefonino oppure con un registratore oppure con una telecamera nascosta e poi la pubblica, magari violando la sua riservatezza e la sua privacy. Non è che un'intercettazione autorizzata a un magistrato, non va chiamata neanche intercettazione, siccome è un qualcosa di rubato e divulgato va punito.